Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Fallout 4 Modded. Oh, siete contenti? Sono contento anche io, dai. Molti di voi non vedevano l'ora che io riportassi un'altra serie di Fallout moddata. E già al tempo di Fallout New Vegas modded avevo dato indizio che avrei portato un'altra serie. E potrei aver moddato un altro Fallout, l'ho detto. Potrei aver moddato un altro Fallout. Ma siccome non voglio fare spoiler, non vi dico se è il 3 o il 4... oppure di nuovo New Vegas. Spoiler, non è New Vegas di nuovo perché posso avere un profilo solo moddato. Non avevo detto quale però. Ci ho messo un po', lo ammetto, perché ho dovuto trovare mod giuste che andassero bene tra di loro e che non rompessero troppo il gioco, ma che aumentassero perlomeno la nostra immersività. Beh, voi lo rivolevate e allora iniziamo una nuova partita. La intro già la conosciamo, ma almeno facciamo apparire il logo. Fallout 4. E aggiungo io, modded. Il castello è stato patchato, grazie. Grazie per aver scaricato Wasteland Import. Ok, grazie. La guerra non cambia mai. Lo so. Un figurone all'auditorio dei veterani. Già. Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. In sostanza, levati un po' dal cazzo. Questa volta non vi ho chiesto quale personaggio faremo. L'ho già scelto io quale personaggio fare questa volta. Levati dal cazzo, ti sta dicendo. Questa volta facciamo una bella signora. Per fortuna avevo già creato qualche tentativo di personaggio e devo essere sincero, sono contento dei risultati. Buongiorno, Xenovia. Wow! Bel corpicino, mammina. Solo gli occhi vorrei cambiare, non sono sicuro. Vediamo un po' che colori abbiamo. Ho una marea di occhi, come potete vedere, e non so mai sceglierne uno decente alla fine. Guarda, guarda quanti ne ho scaricati di occhi. Ci fosse mai una volta che alla fine so decidermi su quale prendere. Questo non mi dispiace. È il viso di cui mi sono innamorata. Ma vaffanculo. Vaffanculo, Nate, dai. Guarda, guarda, c'ho gli occhi cyborg anche. Sicuramente li userò, proprio. Ho questi qua da vampiro, guarda che fighi che sono. E in realtà, non mi dispiacerebbero, Credo che sceglierò questi. Sono ancora in forma. Sì, sei proprio in forma, Xenovia. Ecco, per esempio, gli occhi anime. Perché li ho scaricati sapendo già che non li avrei usati? Sì, lo so che sono molto gialli come occhi, ma Xenovia ce li ha esattamente così gli occhi. Mal che vada li cambieremo. La chirurgia plastica non è un problema. Ok, iniziamo la nostra avventura. Ehi, Nate, ciao. Riutilizzo battute vecchie che ho già usato. Queste forbici, usiamole per ammazzare il nostro marito. Scusatemi. Certo che io con questa voce, fare questa bella signora proprio non mi ci vedo. Forse dovrei calarmi un po' più nella parte. Forse è meglio se rimango me stessa. Oh, ciao, Codsworth. Signora, il suo caffè a 78,6. Grazie. Lo sai che lo preferisco bollente io. E il giornale di oggi, appena consegnato. Fantastico. Grazie, Codsworth. Grazie, Codsworth. Ma certo, signora. Certo che però giocare in terza persona anche no, dai. Molto buono. Ehi, tesoro, ciao. Vediamo un po' il giornale di oggi, che dice? Sempre le stesse notizie. L'inflazione. Quanto hai speso per questa macchina, tesoro? Va bene, le tue passioni mi bastano. Sembra che qualcuno abbia fatto la cacca. Oh, ma che bello. Grazie, Codsworth. Okay, all'inizio eravamo nervosi, ma... sono felice che abbiamo preso Codsworth. Ma sì, almeno cambia lui i pannolini, no? Le nostre Nuka-Cola, per fortuna hanno una forma normale ora in questo gioco. Nuka-Cola, ghiacciata. Rinfrescante. Ah, che bello il mio diploma. Parecchie nottate insonni, ma ne è valsa la pena. Già. Cara vecchia America. E gli americani vincono! Ancora quel venditore. Non so perché continua a disturbarci. Non lo so neanch'io. Ma volevo chiederti una cosa, tesoro. Perché abbiamo la ciotola per cani se non abbiamo un cane? Comunque, arrivo.
Salve. Buongiorno, siamo della Voltec. Buongiorno a lei, mi dica. Mi dica. Lieto di vederla, signora. Wayne, sì? Non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Anche io sono contenta. Si tratta di una questione della massima urgenza, gliela assicuro. Ma certo, mi dica, ora sono qui. Ora sono qui. Infatti. Ora so che è una donna impegnata. Molto impegnata. Non le ruberò molto tempo. La ringrazio. Il tempo è una merce preziosa. Certo. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Vault locale. Oh, ma che notizia fantastica! 111. Che notizia fantastica! Magnifico! Magnifico. Oh, lo è, mi creda. Bene, siete già autorizzati ad accedere al rifugio in caso di annientamento atomico imprevisto. Perché è un'opzione questa? Devo solo verificare alcune informazioni, nient'altro. Ah, certo, mi dica. D'accordo, procediamo. Splendido! Magnificent! Adesso... Gentleman! Vediamo. Nome, Xenovia. Non mi ricordo mai qual è l'opzione migliore per iniziare su Fallout 4. Comunque abbiamo la nostra forza, la nostra percezione, la nostra costituzione, il nostro carisma, la nostra intelligenza, la nostra agilità e la nostra fortuna. Tanto mal che vada userò lo stesso trucco che ho usato sulla PlayStation. Ecco le mie statistiche iniziali, sono una donna molto fortunata. Magnifico, è tutto. Devo solo consegnarlo al Vault. Congratulazioni per aver protetto il vostro futuro. Grazie a lei. Grazie ancora. Ehi, è una sicurezza in più. Vada pure qualche scartoffia. Ah, beh, certo. Perché, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Ovviamente. Ottima risposta. Certo. Ogni momenti. Ancora non mi hai risposto per il cane, tesoro, però. Signora, ho cambiato Sean, ma si rifiuta ancora di calmarsi. Credo che abbia bisogno di un po' del suo affetto. Oh, fantastico. Vado io. Pure, amore. Io arrivo ad aiutarti tra un secondo. Certo, okay? Dammi un secondo. Il debutto del Vault 76? Ah, fantastico. Ah, la nostra camera. Questa collezione di spade ci è costata moltissimo, però ne vale sicuramente la pena. Ehi, bimbo, come va? E chi li chi 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 fastidio alla mamma, vero? Ehi, no, stavolta non ha vomitato. Perché non la provi? Beh, certo. Fai tutto tu in questa casa, vero? Bravo ragazzo. Non ci assomiglia per niente nostro figlio. Suo padre. Beh, più delle volte almeno. Beh, certo. Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Il tempo dovrebbe reggere. Certo, al parco, come no? Ah, certo, al parco, con te. Perché voglio restare di nuovo incinta. Signora, dovreste venire a vedere. Cosworth, che succede? Quindi la prima volta è già successa al parco, fantastico. Cosworth? Sì, seguito da lampi. Lampi accecanti. Suoni di esplosioni. Stiamo cercando di ottenere conferma. Cosa? Ma sembra che abbiamo perso i contatti. Ma con le stazioni. Tesoro, hai dimenticato il bambino? Oh, stanno arrivando rapporti confermati. Ripeto, ma rapporti che cacchio succede? Di esplosioni nucleari a New York e in Pennsylvania. Oh no. Oh mio Dio. Dobbiamo andare al Vault. Subito! Ho preso Sean. Andiamo! Non è vero! L'hai lasciato nella culla! Addio, Cosworth. Stammi bene, caro. Anche la sua famiglia, signore. Ciao, Cosworth. Grazie di tutto. Abitanti di Sanctuary Hills. Porca troia. Che bel momento per avere un posto nel Vault, però, ora. Raggiungeremo la costa! Vieni, Nate. Ah, eccoti. Scusami, non ti vedevo. Gli abitanti del Vault da questa parte. Resiste. Come fa a piangere? L'ha lasciato nella culla! Lascia le valigie! Che porta! Aiutami a portare tutto! Ma correte invece, scemi! Ah no, sono caduto in acqua! Andate al cancello! Gli abitanti del Vault si presentino lì! Certo, certo! Io sono la morte! Non puoi entrare! Io entrerò! Non potete fermarmi! Ok! Farò rapporto! Oddio. Il tuo fare rapporto non servirà a nulla! Altrimenti tornate. Scusi, a casa! Dobbiamo entrare! Siamo sulla lista! Bambino, uomo adulto, donna adulta... Ok, procediamo! Fuori, grazie! Buona fortuna, signore! Voi due! Addio, strozzi! Che non mi siete mai piaciuti più! Stiamo facendo tutto il possibile! Non vi fermate!
Certo, certo. Corriamo, Nate. Stai un po' twitchando, amore. Salite sulla piattaforma, al centro. Certo, certo, subito. Eccoci qua. Ci siamo quasi. Sean sta bene? Sta bene. Immagino. Ce la caveremo. Sicuramente. Ti amo. Anche oh mio Dio! Muoviti! Questa cosa non può andare più veloce! Oddio, 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 oddio! Beh, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Ah, eccoci ce qua. Ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente siamo salvi. Siamo al sicuro. E meno male. Tutti dall'ascensore e salite con calma le scale. Non dovete preoccuparvi. Vi sistemeremo tutti nella vostra nuova casa, il Vault 111. Un futuro migliore sottoterra. Quindi dobbiamo... Sì, salire le scale. Non posso crederci. Fantastico, se meno male. Siamo usciti un minuto dopo. No, no. Saremo tutti. Non dovete pensare a queste cose. Ora la siete al sicuro. È qui per voi. Fantastico. Ora siamo al sicuro. Per favore, procedete con calma. Benvenuti a casa. Grazie. Mi piacerà vivere qui sicuramente. Avvicinati al tavolo. Prendi una grazie. Ecco qua. Benvenuti. Grazie. Prendete una tuta laggiù. E adesso. Laggiù. Segui il dottore. Ti farà vedere dove andare. D'accordo. Fantastico. Voi tre, seguite. La ringrazio, dottore. Vedi? Questa è la nostra nuova casa. Nate, tu soffri di PTSD? Strutture più avanzate. Non che le altre non siano magnifiche, intendiamoci. Quanto pensi che resteremo qua sotto? Ah, verrà spiegato tutto alla riunione di orientamento. Ah, certo! La riunione, certo! Punterò i nomi man mano che sono studiate per essere non solo confortevoli, ma anche alla moda. Eh beh, certo, come no? Sali qui sopra e indossa la tua tuta del Vault. Va bene. Dai, non piangere, bimbo invisibile. La mamma è qui, vedi? Tesoro, mi dai una mano? Certo, come no? Chi è il mio tesorino? Non vado lontano, sarò laggiù. Esatto. Dai, su, andrà tutto bene. Eccola lì, vedi? Mamma non è lontana. Sì, pronti? Sono proprio qui. Sali qui sopra e indossa la tua tuta del Vault. Il che è una cosa automatica. La capsula ti decontaminerà e depressurizzerà. Magari farà diventare anche visibile mio figlio, la capsula. Rilassati. Inizia una nuova vita. Residente al sicuro. Segni vitali normali. Eh beh, dai, non sono morto. Procedura completata. Tra 5. Fa un po' freddino 4, in questo Vault. 3, 2, 1. Cavolo, chissà che esperienza farsi congelare. Mamma mia, che freddo! Qualcuno accenda il riscaldamento, per favore! La Madonna, che freddo che fa! Chi è? Che è? Che succede qui? Ci state aprendo? Meno male! È durata un po' sta decontaminazione, Mamma mia, che freddo! Mamma mia! Lascia andare il bambino. Non te lo ripeterò. Dai, lascia stare! È mio marito quello! Vai, sono vedova ora, porca troia! Torna il bambino fuori di qui. È riapparso mio figlio, incredibile! Perlomeno abbiamo ancora il Jeremy. Che brutta faccia di bronzo che sei! Sto porca troia, è finito del ghiaccio nella gola. Dai, apri per favore. Dai, aprite sta porta, per favore. Non abbandonare immediatamente. Mamma mia, che freddo. Ho le gambe un po'.
Ho le gambe un po' raffreddate. Che freddo. E dai, apriti. Avanti, avanti, avanti. Oh, Dio mio. Che freddo. Oh, fantastico. Ora sono vedova. Troverò i colpevoli. Lo riporterò a casa Shane. Promesso, ce la farò. Ho solo bisogno di una spada per questo ora. Brr. Perché sono tutti ricoperti di ghiaccio mentre io sono fresca e pulita ora? Meglio uscire da qui prima che muoia congelata. Oh, fantastico. Sembrerebbe che nessuno sia rimasto in vita. Bene, e anche la porta è chiusa. Avaria nello scalo. Oh, ma guarda, uno stencil. Della porta. Contattare un manutentore della Voltec per ottenere assistenza. Sicuramente arriveranno. E quello? Oddio, e chi lo pulisce sto posto? Oh, ma guarda quanta ruggine. Meno male che questa doveva essere la nostra nuova casa. Questo posto sembra abbandonato da almeno 200 anni. Oh, che schifo. Dio mio. E quanto tempo è passato qui? Scarafaggi giganti. Ma che... Ah, guarda, non lo so e non lo voglio sapere. Un terminale ricreativo. Chissà che cosa c'è dentro. Oh, guarda, un videogioco, Minaccia Rossa, era il preferito del mio ex marito ormai. Bene, scarafaggi, venite a me, è l'ora di fare i conti. Maledetti, la vostra carne sicuramente farà schifo, esattamente come questo posto. Ma che cacchio? Quando è successo tutto questo? Prima esco da qui, meglio sarà. Stupidi scarafaggi, la nostra nuova vita qua sotto sicuramente farà veramente pena. Oh, una pistola, benissimo. Mio ex marito mi aveva insegnato ad usarle queste. Ma che è successo qui? Quanti anni sono passati? Dei Ray-Ban. Oh, ma guarda, c'è un'arma davvero carina qua dentro. Oh, delle forcine, magari posso usarle. Quando scassinavo gli appartamenti le usavo spesso. Sì, prima di laurearmi in legge ero una ragazzaccia. Vediamo se con questo computer posso fare qualcosa. Fantastico. Oh, che gioia. Altri scarafaggi ancora più grandi. Benissimo. La mia vita nel sottosuolo non poteva iniziare in modo peggiore. Scarafaggi e sangue. Benissimo. Ehi là, c'è qualcuno ancora in vita? A parte voi scarafaggi? Beh, grazie che ora ti sei aperta porta. Cosa è successo qui? Dove sono tutti? Credo che tutti siano per terra, morti però. Oh, guarda, una tuta ancora nuova. Posso rivenderla su eBay? Non è rimasto nulla. No, a quanto pare no. Ehi, tu da dove appari? Oh, ma guarda, un Pip-Boy. Ah, ne ho sempre voluto uno. Costavano parecchio però al tempo. Beh, grazie di essere rimasto su un cadavere. Un po' arrugginito, ma ehi, potrò ricolorarlo magari. Meno male che le batterie funzionano ancora, dai. È un po' arrugginito, dovrei sistemarlo. Beh, meno male, dai. Sembra tutto funzionante. Questi Ray-Ban sono molto alla moda, però. E mi fanno sentire molto intelligente. Beh, meglio uscire da qui, allora. Per fortuna avevo questo Pip-Boy proprio vicino. Fantastico. Sequenza ciclica della... È l'ora di uscire da questo postaccio. Si prega di allontanarsi. Beh, dovrò fare una recensione un po' negativa di questo posto. Oh, la luce. Che cosa meravigliosa. Beh, mi avevano promesso una vita migliore qua sotto. Dovrò fare una recensione un po' negativa.